Benvenuti a tutti, ringrazio diciamo, di essere presenti questa sera. Semplicemente io farò una valutazione diciamo, legata anche alla settimana. Alcuni dati, nella mostra organizzata all'Auditorium Ex Macello sono passati circa 1000 studenti per vedere questa mostra organizzata appunto da queste associazioni che riguardavano appunto fotografie, mafia cartoon, corti di memoria, e questa è la cosa che più in qualche maniera ci è piaciuta di questa settimana, la partecipazione degli studenti, la partecipazione dei giovani che in qualche maniera, come dice Don Luigi, sono il presente, non sono il futuro, e quindi in qualche maniera incominciano a pensare realmente che questo è il loro presente. Come Libera Provinciale siamo impegnati da un po' di tempo su questo tema dei beni confiscati. Per noi l'utilizzo e l'uso soprattutto del bene confiscato è un indicatore di una comunità che cresce, di una comunità educativa, di una comunità solidale, di una comunità sana. Questi sono i principi in qualche maniera che ispirano il nostro fare in questo territorio, che è appunto costruire delle comunità alternative alla camorra, e questa settimana dell'impegno e della memoria in qualche maniera esprime proprio questo segno di tante associazioni che hanno capito che devono essere protagoniste del loro presente, non possono delegare sempre ad altri quello che in qualche maniera spesso si delega ad altri. Come osservatori, come Libera Provinciale, noi siamo impegnati, ripeto, sul tema dei beni confiscati attraverso tavolo che stamattina è stato istituzionalizzato, diciamo, è partito realmente, e qui mi permetto di scavalcare un po' il nostro coordinatore salutando Antonio Maruccia, che è il commissario straordinario per il governo ai beni confiscati. Lo dico in questo momento perché oggi c'è stata la nomina firmata dal Presidente del Consiglio Prodi, mentre che da commissario semplicemente senza uomini e mezzi oggi lo dota di uomini e mezzi, che significa che è un passaggio importante. La nomina, guarda caso, è stata ufficializzata mentre eravamo seduti a pranzo in un'altra realtà particolare di questo territorio. Noi spesso ci diciamo le cose negative di questo territorio e dimentichiamo che ci sono tante belle cose. E oggi alle 2, quando è stata ufficializzata questa firma del Presidente Prodi, eravamo da NCO, non eravamo nella famiglia di camorristi, ma eravamo nella nuova cucina organizzata, che è un ristorante pizzeria che è stato inaugurato a San Cipriano d'Aversa e che è una struttura particolare. Ci lavorano, è una cooperativa di tipo B, quindi con la partecipazione di ragazzi svantaggiati, e abbiamo pranzato in maniera eccellente, potremmo dire. Abbiamo blindato la nomina del commissario Maruccia. Stamattina siamo stati in prefettura, lì dove abbiamo sollevato al tavolo tecnico istituzionale, di cui ci siamo fatti promotori questo anno, che ha portato alla istituzione il 15 maggio scorso di questo tavolo, e oggi alla prima riunione ufficiale con l'allargamento di questo tavolo istituzionale a tutti i sindaci su cui insistono beni confiscati. Stamattina infatti tanti sindaci sono venuti a Caserta e hanno firmato questo protocollo, che non vuole essere, almeno noi di Libera e del Comitato Andiana, non pensiamo di aggiungere nel nostro diario un altro protocollo o nelle nostre cose, nelle nostre statistiche o nei nostri curriculum che abbiamo fatto un altro protocollo, ma pensiamo che sia un protocollo fondamentale in questo discorso. Questo discorso si blocca a un certo punto in questo territorio rispetto ad altri sul tema dell'uso, tant'è vero che questo convegno l'abbiamo chiamato Simboli e risorse di comunità libere, ma facendo riferimento al progettare l'uso sociale di questi beni confiscati alla criminalità organizzata. Un po' di dati anche per capire di cosa parliamo in questo territorio. Qui vi è un basso utilizzo dei beni. Di tanti beni, qui stiamo parlando di circa 377 beni, molti non sono ancora utilizzati, molti saranno anche destinati, alcuni, ma nella maggior parte dei casi non sono utilizzati. Qui purtroppo siamo costretti, in ogni occasione pubblica lo dobbiamo, perché noi siamo anche il Comitato Don Peppe Diana, e come tale abbiamo anche un impegno nei confronti di Don Peppe.
che è quello di ricordarlo, ma in qualche maniera anche di stigmatizzare chi in qualche maniera utilizza il nome di Don Peppe senza far niente. La Casa Dondiana, voi conoscete questa Casa Dondiana, se non la conoscete è un bene sottratto alla criminalità organizzata, ristrutturato, inaugurato esattamente il 23 novembre del 2005. Cioè stiamo parlando esattamente tra poco di 2 anni. Questo bene che è pulito, pieno di mobili, pieno di tutto, tutto è pronto per l'uso, non è ancora aperto, è chiuso. Allora qui ci si interroga su questo territorio, su quale sia veramente la voglia in questo territorio di utilizzare questi beni e se in qualche maniera si è deciso semplicemente di ristrutturare questi beni o di non avere un quadro strategico su questi beni, di non capire realmente che cosa farne di questo grande patrimonio che non è, come dicevamo anche con il dottor Maruccia, qui stiamo parlando in tutta Italia di 7.000 beni, stiamo parlando di centinaia di migliaia di beni, stiamo parlando di circa 7.000 beni. Il patrimonio della mafia è stato recentemente stimato in 90, non sono abituato a questi numeri, 90 miliardi di euro, 7.000 beni su cui ci si impantana in pastoie burocratiche paurose, in cui ognuno in qualche maniera dice che è l'altra la responsabilità, o è mia, o è sua, o è dell'agenzia del demanio. La realtà dei fatti è che in provincia di Caserta il 40% dei beni che esistono sono terreni agricoli. E qui vengo anche un po' a quello che è anche l'oggetto dell'incontro. Come avete visto nel video, i terreni vengono utilizzati in altre regioni, con le stesse leggi, con le stesse procedure, con le stesse modalità a disposizione del nostro, dei nostri legislatori, dei nostri comuni, delle nostre regioni, dell'agenzia del demanio. Eppure lì producono la pasta, producono l'olio, producono le melanzane, i pomodori, il vino. E di questo non è che ve lo sto dicendo io, quando scendete giù al termine del convegno lo assaggerete, lo vedrete, cioè vi dimostreremo che questa cosa è possibile, accade, e ci si chiede perché qui in provincia di Caserta non accade mai nulla. Dobbiamo interrogarci su cosa non va, ma non per continuare a interrogare, ma per risolvere questi problemi. Il tavolo tecnico di istruzione di cui ci siamo fatti promotori e che stamattina dicevamo ha dato la prima sua opinione, è quella funzione che a noi vogliamo dare, la conferenza di servizi. Chiamare il sindaco di quel paese in cui ci sono i beni confiscati e dire: caro sindaco, a quel tavolo non ci siamo solo noi, c'è la prefettura, c'è la provincia, c'è il tribunale, c'è l'agenzia del demanio, che altro c'è? La regione, ci sono tutti. È una conferenza di servizi, in quell'occasione si possono risolvere tanti dei problemi legati a quel fondo, a quel bene, a quel terreno, trovare i finanziamenti, cercare di capire quali sono, c'è tutto. Nello stesso tempo noi come Libera, con l'Osservatorio Provinciale sui beni confiscati, abbiamo iniziato l'attività di sensibilizzazione, perché abbiamo riscontrato, scusate, ignoranza, che è legata alla non conoscenza, alla non informazione sul tema della legge 109 del 96. Abbiamo coinvolto per adesso in questi 6 mesi con l'osservatorio, il responsabile Mauro Baldascino, 70 associazioni e enti che abbiamo incontrato in piccoli gruppi, focus group, in cui li abbiamo fatti parlare. E sfatiamo un'altra leggenda: le associazioni vogliono i beni, vogliono sia i beni immobili che i beni mobili, li vogliono, non hanno più paura. Sono altri che forse hanno paura di utilizzare quei beni, di far utilizzare quei beni. In questi incontri, in questi focus group, le associazioni vogliono, hanno voluto sapere come si fa ad ottenere un bene confiscato. Non si sono chiesti se c'era sera di X, Y, Bidognetti, Schiavone, Andori, Pasquale o Giuseppe. Hanno chiesto: vogliamo un bene, vogliamo una macchina, vogliamo un pulmino, perché vogliamo fare le nostre attività. Allora, dove sta il problema? Qui il commissario in qualche maniera avrà una bella rogna, perché dovrà entrare delle cose
cercare di capire e aiutare. Io dico aiutare le associazioni, per esempio io parlo di associazioni. Se puoi aiutare anche i comuni e gli enti, ben venga, ma devi aiutare le associazioni perché le associazioni sono pronte. Le associazioni di questo paese sono pronte a prendersi questi benedetti beni. Perché un'altra cosa, e concludo, un bene non utilizzato, un bene confiscato e non utilizzato è l'ennesima vittoria della camorra in questo territorio. O ce lo mettiamo in testa, sono volati i dati, o ce lo mettiamo in testa, o altrimenti smettiamola di piangerci, di piangerci addosso, di dire che qui c'è la camorra e non si può fare niente. Noi siamo in questo territorio, chi ha avuto un'opportunità se n'è andato, chi non l'ha avuta sta qui. Se ci deve stare, stiamoci in una maniera decente e non viviamo, senti l'ultima frase, da meschini. C'è un film di Peppino Impastato che abbiamo visto durante i corti di memoria all'auditorium. Siamo costretti a una vita da meschini a causa di pochi. Ebbene, noi viviamo, secondo me, una vita da meschini. Detto in siciliano, questo lo diceva Meschini nel senso... Allora, io dico, è libera, e anche questa aggregazione che si è creata attorno alla prima settimana dell'impegno della memoria, con l'Accademia Cimarosa, con una photo show, con il Teatro Scaramouche, con quella bellissima serata, al di là del valore teatrale, quella bellissima serata di socializzazione, di incontro, di condivisione, di partecipazione, di dire io c'ero, usando una parola a noi molto cara, io c'ero, c'eravamo, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo incontrati e abbiamo detto che è possibile. Libera e tutte le altre associazioni a questo stanno lavorando e a questo lavoreranno. Grazie.